Bella a tutto il popolo di Me La Godo Army, io sono Swaggernaut di The Bowers Channel e sì, per i più accurati, diciamo, più precisi e quelli con una memoria migliore, sì, è già la seconda volta che siamo su questo canale. Ecco ragazzi, oggi però voglio trattare un argomento molto diverso da quello che è stato trattato l'ultima volta, nonché prima volta, su questo canale. Infatti quest'oggi vi porto un gameplay di Modern Warfare 3, come potrete ben vedere, è un Dominion Fallen, una mob 42-0. Direi su Fallen, Dominio e queste cose qua. Comunque sarà solo di sfondo a quello di cui vi vorrei parlare oggi. Ecco, oggi volevo darvi alcuni consigli pratici su come fare colpo, diciamo, come avere successo un po' sulla community italiana di oggi, che lasciatemelo dire è molto cambiata, sta cambiando rispetto alla community di un anno fa, diciamo, perché comunque ci sono sempre più canali da vedere e da visitare e c'è sempre meno tempo, diciamo, perché comunque la giornata non è che si allunga, anzi le ore rimangono sempre 24, considerato che uno dorme un po' con la scuola e tra i vari impegni, alla fine le ore dedicate, insomma, a YouTube e a questa passione diventano sempre più ristrette e più ridotte, diciamo. Ecco, il primo consiglio che posso darvi, ragazzi, è quello di fare video più corti di 7-8 minuti massimo, non più lunghi, ragazzi. Per quale motivo? Perché se voi farete un video di 12, 13, 15, 20 minuti, ecco, il vostro iscritto, quello che sta visualizzando il video, diciamo che è un po' scoraggiato dal fatto che comunque forse preferisce vedere video, altri tipologie di video, magari un pochino più belli, ecco, soprattutto all'inizio, quando avete ancora pochi iscritti, che magari la qualità dei vostri video non è ancora ottimale come quella magari di altri, e i vostri iscritti, che comunque saranno a loro volta iscritti anche ad altri canali, probabilmente all'inizio preferiranno vedere i video di altri, di un video di 20 minuti di uno youtuber un po' più famoso, un po' più conosciuto, che fa video un po' più belli magari, piuttosto che vedere un video di 20 minuti dove ci siete voi che dite insomma, sì, come questo. Spero di no, dai. Comunque, il secondo punto, raga, è un po'... portate un po' di originalità. Ecco, evitare giochi mainstream come per esempio Call of Duty, per esempio. Poi direi che probabilmente è questo il gioco più mainstream, diciamo. Però attenzione, non portare Call of Duty non significa portare tutti gli altri giochi, ma anche giochi stupidissimi, giochi flash, queste cose qua. Ecco raga, sono un pochino contrario rispetto a questa cosa, perché se voi porterete giochi che comunque non suscitano interesse all'iscritto, chi può vedere il video, sicuramente il video, anzi sicuramente no, molto probabilmente il video sarà visualizzato da molte molte meno persone. Ecco, però evitiamo magari di caricare sempre i soliti video degli stessi giochi, proporre sì giochi comunque interessanti ma diversi dal solito, ecco. Per il terzo punto, raga, ecco, un consiglio che posso darvi è quello di evitare magari di rischiare, non dico la vita, ma comunque la salute, su commentary per fare video, ad esempio, su Me La Godo Army, come gli Extreme Me La Godo. Ecco, probabilmente questa è una cosa che dico contro a Me La Godo Army. Posso capire se non caricheranno questo video, ma ecco, è importante, credo, questo. Per originalità, ragazzi, ci sono tantissimi modi per essere originali, ecco, basta documentarsi un pochino anche su internet, così guardare anche all'interno di altre community, cercare di portare qualcosa di nuovo all'interno della nostra community, senza che si debba rischiare la salute per farsi male, per girare un commento, per fare un centinaio di iscritti in più. Credo che questa sia comunque una cosa, non dico sbagliata, però secondo me non ci sono altri modi, ecco, diciamo, ci può essere un'alternativa diversa, migliore di fare ciò. Non sto accusando Me La Godo Army, però, anzi, non sto accusando Me La Godo Army, però la maggior parte della community che si lamentava che su Me La Godo Army c'erano molti video simili tra loro, e loro hanno fatto questo per, come dire, rinnovare la community. Come quarto punto, ragazzi, posso consigliarvi, anzi questo è un consiglio davvero importante secondo me, di comportarsi bene all'interno della community. Mi riferisco ai commenti, non tanto ai non mi piace, quelli sono molto soggettivi, però ai commenti. Infatti, ragazzi, se criticare sempre il lavoro degli altri non vi porterà a fare grandi cose, ecco. Soprattutto mi riferisco anche, in buona parte, anche in questo caso, a Me La Godo Army, perché avendo già caricato un video su Me La Godo Army so come ci si sente quando
raggiungi 100 mi piace e 50 non mi piace, magari solamente perché è stato caricato il tuo video al posto di un altro. Poi il video può piacere o meno, però quei 50 non mi piace comunque sono una cosa inutile. Diciamo, poi magari il video può piacere, però siccome non è stato caricato il mio, allora non posso mettere mi piace. Quindi ragazzi, evitiamo questa cosa anche all'interno dei commenti, il video fa schifo. Mettete l'impegno, ecco ragazzi, mettete una cosa che posso dirvi io, che comunque ho ancora pochi iscritti, però una cosa che so già fare da diverso tempo è l'impegno che comunque mettete nello scrivere queste cose, la rabbia che vi viene su magari quando non viene preso il vostro video, ecco, mettetela, trasformatela in quell'impegno, quella cosa che vi manca per poter arrivare a fare video migliori, cercare comunque di riuscire a raggiungere un traguardo più alto e poi vedrete che i risultati arriveranno. Come quinto punto, ragazzi, il sub for sub. Ecco, molto tempo fa esisteva in maniera maggiore, ma credo anche oggi. Ecco, per chi fosse meno esperto, il sub for sub è quel... iscriviti al mio canale, ricambio, ragazzi, passate, ricambio. Ecco, queste cose qua, ragazzi, oltre ad essere molto irritanti per chi comunque cerca di vedere chi interessa vedere i commenti non solo al proprio video, ma anche nel video di altri, insomma, per chi cerca comunque di leggere qualcosa di interessante nei commenti, trovarsi un commento ogni due, una sub for sub, è una cosa abbastanza irritante. E ragazzi, la cosa, non c'è nulla di male in questo, cioè se si vuole crescere con iscritti con il sub for sub, ovviamente si è liberissimi di farlo. Il problema qual è? Che con il sub for sub, con questo metodo, i vostri iscritti saranno inattivi, saranno molto spesso inattivi. Ecco, lasciate che siano i vostri iscritti a iscriversi al vostro canale perché comunque ritengo interessante il lavoro che fate e comunque gli piace quello che fate. Con questo andranno a vedere sempre i vostri video e non tralasceranno comunque video per strada, comunque non si disinteresseranno al video solamente perché si sono iscritti per farvi un piacere, perché comunque se avete 250 iscritti e 150 di questi sono per sub for sub, comunque avrete sempre pochissime visualizzazioni e non risolvete più di tanto, se non io ho 250 iscritti, sono più iscritti di te, non credo sia ideale come cosa. Penultimo punto, ragazzi, allora è abbastanza importante questo, il titolo, ragazzi, il titolo di ogni video deve essere abbastanza suggestivo, cioè nel senso deve attrarre, deve essere accattivante, deve attrarre lo spettatore, quello che aprirà il video dovrà dire cavolo, questo video mi interessa, dai, aspetta che ci do uno sguardo, poi da lì ovviamente sarà più facile che sarete più visti anche da più persone diverse, ecco. Certo, io credo che ci sia un'abilità nel fare ciò, nel dare un nome giusto, il nome adatto, nel trovare il nome giusto per ogni video. Ecco, credo che non sia da tutti, però se avete questa abilità dovete metterla in pratica e non dovete soprattutto sottovalutare questa cosa del titolo. Come ultimo punto, direi che è forse anche uno di quelli più importanti, cioè il materiale che vi portate, soprattutto se registrate gameplay, deve essere in HD. Perché dico deve? Perché ci sono milioni di canali nella community di oggi e ragazzi, se voi caricate video fatti con la videocamera, sarà molto molto difficile che siate notati e comunque che i vostri video possano piacere, perché credo sia una cosa anche giusta nei confronti di quelli che ingiusta nei confronti di quelli che comunque hanno speso 150-200 € per comprare un PVR e poter registrare un game capture per poter registrare in HD. Comunque ragazzi, questo deve essere come dire, un sollecito a fare questa tipologia di attività solamente se avete davvero passione per questa attività. Perciò, se davvero credete di poter essere bravi nel fare video, nel fare gameplay, allora davvero fatelo e comprate, fate un acquisto, che poi ovviamente più avanti, se siete davvero bravi, verrà ricompensato, verrà ammortizzato, diciamo, con la partner, ecco. Ecco ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e spero che sia stato di vostro aiuto e di vostro gradimento. Ricordatevi che io ho 500 iscritti, ragazzi, non ho 20.000 iscritti, non dico queste cose perché le ho vissute, vi dico queste cose da lontano, no, sono anch'io uno di quelli che, come molti di voi, probabilmente farà 2 o 3 iscritti ogni giorno e giorno dopo giorno vede crescere il proprio canale, in modo particolare se credete di avere un potenziale impressionante all'interno del vostro canale che però non può essere espresso al massimo. Diciamo, avreste probabilmente meritereste 20.000 iscritti, ma ne avete 200. Ecco, questo davvero brucia tantissimo dentro, però ragazzi, non vi preoccupate che un giorno comunque con l'impegno, con la dedizione riuscirete anche a portare a casa i risultati. Io sono su Egernot.
dalle Baurus Channel. E è tutto, raga. Bella, alla prossima.